Ciao, mi chiamo Mary, sono guida di Stoccolma e benvenuti nel mio canale A Stoccolma con Mary. Oggi vi porto a Trusa. Ciao a tutti! In questo video scopriremo Trusa, una graziosa cittadina nei dintorni di Stoccolma. Trusa era nel passato un villaggio di pescatori, invece oggi è una nota località turistica in Svezia. Perciò, se volete visitare una città di campagna svedese, costituita dalle tipiche casette di legno colorate, seguitemi! Dopo aver passeggiato lungo il corso d'acqua che attraversa Trusa, raggiungete la piazza principale, dove si trova il municipio di Trusa, una fantastica riproduzione dell'antico palazzo comunale in legno rosso che catturerà la vostra attenzione. Entrateci, in quanto ospita l'ufficio turistico di Trusa che mette a disposizione materiale informativo in diverse lingue. Proseguite la vostra passeggiata a Trusa lungo Vestra Longata. Guardatevi intorno ed entrate a curiosare nell'antica conceria che ospita oggi anche il piccolo museo della città. Camminare in questa via ti sembrerà di fare un tuffo nel passato, tra le magnifiche casette rosse di legno che si susseguono e che sono ben conservate. E a pochi passi da Vestra Longata, non perdetevi questo angolo nascosto. Alle mie spalle potete vedere la chiesa di Trusa, uno degli edifici più antichi della città, che è stato risparmiato da un grosso incendio nel 1719 da parte dei russi. Una passeggiata lungo il porto turistico sarà il modo migliore per concludere la vostra visita a Trusa. Questa passeggiata veniva chiamata in passato il Sentiero dell'Amore. Raggiungete la fine del molo, dove un tempo era considerata la fine del mondo. Altrimenti raggiungete la vicina isola di Ogolande per rilassarvi nella sua spiaggia di sabbia. Se avete del tempo a disposizione, potete aggiungere alla vostra gita fuori porta la visita al palazzo di Tungarnsloth, che si trova a una decina di chilometri da Trusa. Il palazzo risale al 1700 ed è stata la residenza estiva del re Gustavo V e della regina Vittoria tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. Per maggiori informazioni vi lascio in descrizione il link dell'articolo del mio blog dedicato a Trusa. Per non perdere i miei video su Stoccolma, iscriviti al mio canale YouTube e seguimi sui miei profili Facebook e Instagram. Alla prossima!